Ora andremo a lavorare la riga numero 6, che sarebbe questa in viola. Qua c'è proprio il segno del 6 e questa è la riga. Andiamo a lavorare una catenella. Poi, come potete vedere, sono una, due, sono tre diminuzioni di maglie alte, sempre in rilievo, vedete il gancino in tutte. Poi una, 2, 3, 4, sono 5 catenelle, una maglia bassa, vedete dove abbiamo fatto le 3 catenelle, fra un gruppo e l'altro, una maglia bassa, 5 catenelle e ripetiamo le 3 diminuzioni di maglie alte. E poi proseguiamo così per tutto il giro, vedete 5 catenelle, una maglia bassa, 5 catenelle, le 3 diminuzioni. Allora andiamo a cercare le 3 maglie, vedete 1, 2 e 3, le 3 maglie in rilievo, e qua 1, 2 e 3, dove sono 6 e diventeranno 3 maglie alte. Allora partiamo con la sesta riga, una catenella, dobbiamo lavorare una maglia alta, vedete, prendete sulla prima maglia alta sempre in rilievo e la lavorate a metà, andate sulla seconda maglia alta, e andate a chiudere in questa maniera. Avete fatto una diminuzione di maglie alte. Ora prendiamo l'ultima maglia alta di questo gruppo e la lavoriamo a metà. Prendiamo la prima maglia alta di questo gruppo e andiamo a chiudere. Di nuovo sono rimaste 2 maglie alte, andiamo sulla prima maglia alta, la chiudiamo a metà, andiamo sulla seconda maglia alta e chiudiamo. Vedete, abbiamo fatto 1, 2, 3 maglie alte. Il petalino, vedete, si sta chiudendo. Ora abbiamo detto che dobbiamo fare 5 catenelle. In mezzo sulle 3 maglie alte, sulle 3 catenelle sottostanti, andiamo a lavorare una maglia bassa, 5 catenelle, e andiamo a ripetere le 3 diminuzioni su quest'altro lato. Ripetiamo, andiamo sulla prima maglia alta, facciamo una maglia alta ma non la chiudiamo, andiamo sulla seconda e la andiamo a chiudere. Prendiamo la terza maglia alta del gruppo, andiamo a fare la prima maglia alta senza chiuderle e andiamo invece a chiuderla con la prima maglia alta del prossimo gruppo. Andiamo a lavorare una maglia alta senza chiuderla e nell'ultima lavoreremo una maglia alta chiudendo tutto. Ora potete proseguire fino alla fine. E così la riga è finita, chiudete dopo aver fatto le 5 catenelle con una maglia bassissima sulla prima catenella che avete fatto. Giro numero 7, sarebbe questo, in nero, andiamo a lavorare una catenella, poi vedete facciamo 1, 2, 3, sono 3 maglie alte chiuse insieme, oppure una diminuzione di 3 maglie alte, vedete voi, sempre lavorata, vedete, in rilievo. Poi si fa una catenella, queste sono le 5 catenelle, vi ricordate che abbiamo fatto? Sulle 5 catenelle che abbiamo fatto andiamo a lavorare 1, 2, 3 maglie basse.
poi 1, 2, 3, 4, sono 5 catenelle, vedete? Sulle altre 5 catenelle sottostanti lavoreremo 1, 2, 3 maglie basse, una catenella e le 3 maglie alte in rilievo chiuse insieme. E poi si ripete la lavorazione. Allora, partiamo, facciamo una catenella. Molto molto bello, però è anche molto, è abbastanza complicato. Proseguiamo. Allora, abbiamo detto la riga numero 7, andiamo a lavorare sempre la nostra catenella iniziale. E poi dobbiamo lavorare le 3 maglie alte chiuse insieme. Dunque noi dobbiamo prendere, vedete? Queste sono le prime due. Queste sono le altre due. E queste sono le altre due maglie alte che abbiamo fatto nel giro precedente. Dunque noi dobbiamo andare a lavorare. Prima prendiamo le prime due. E facciamo solo una mezza chiusura. Poi prendiamo le altre due, che sono questa e questa, e facciamo un'altra mezza maglia, cioè solo un primo passaggio della maglia alta. Poi andiamo a prendere le ultime due, vedete? Facciamo il primo passaggio e ora andiamo a chiudere tutte le maglie alte in un'unica. Vedete come va a finire? Una catenella. Poi dobbiamo fare le 3 maglie basse all'interno, vedete, del primo anello. Una, due e tre. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5 e nell'anello andiamo a lavorare le 3 maglie basse. Una, due e tre. Ora dobbiamo ripetere quello che abbiamo fatto qua. Dunque, una catenella, andiamo a lavorare una maglia alta e chiudiamo solo, vedete, una volta e poi la manteniamo sull'uncinetto. La seconda maglia alta che prendiamo il gruppettino di 2 maglie alte sottostanti e non chiudiamo il punto, ma lo manteniamo sull'uncinetto e ora faremo l'altra maglia alta prendendo le ultime due maglie alte del giro sottostante. Chiudiamo una prima andata e ora possiamo chiuderle tutte insieme. Una catenella, nell'anello lavoreremo le 3 maglie basse, 1, 2, 3, 5 catenelle, nell'altro anello 3 maglie basse, 1, 2 e 3. Se notate, viene chiuso, vedete il petalo in questa maniera viene chiuso, mentre questo, vedete, è rimasto, ci manca la puntina, che poi la puntina l'abbiamo fatta. Proprio con questo giro diciamo che finiamo il fiore centrale. Bene, potete proseguire con la catenella e lo fate per le altre 4 volte e ci troviamo qui dopo. Ecco che ho finito il giro, chiudete con facendo la catenella e una maglia bassissima sulla prima catenella che avete fatto del giro. Vedete che la stella adesso si vede bene. Questa è la riga numero 8 e sarà anche l'ultima ed è, diciamo, la più difficile da lavorare perché si perdono un pochettino i punti. Adesso indicativamente vi spiego qua quello
qual è la lavorazione? La lavorazione è, vedete, che facciamo una catenella, andiamo a lavorare 1, 2, 3, 4, 5 catenelle e poi faremo una maglia bassissima, vedete, sulla prima catenella che abbiamo fatto. Vedete dove c'è il gruppo di 3 che abbiamo fatto? Noi andremo a lavorare sopra proprio a quell'unico punto una maglia bassa, però prendendola in rilievo. Vedete che c'è il gancino, dunque la dobbiamo prendere in rilievo. Poi facciamo una catenella sulla catenella sottostante, le 3 maglie basse dove abbiamo fatto le 3 maglie basse del giro precedente. Ora qui andiamo a lavorare una specie di pippiolino. Sono 1-2 catenelle chiuse con una maglia bassissima. Poi vedete, queste sono le 5 catenelle che abbiamo fatto, no? Allora su queste andremo a lavorare 1-2-3 maglie basse. Poi questa maglia alta doppia, vedete, 1 e 2, sono 2 maglie alte doppie chiuse insieme. E come sono state lavorate? Vedete, non bisogna andare a lavorarle sulle 5 catenelle del giro precedente, ma addirittura sul giro ancora prima. Vedete che arrivano fin qua in fondo, significa che bisogna andare sul giro prima ancora. Dopo si lavorerà 1, 2, 3 catenelle e si va a lavorare una maglia bassa, perché questi sono una maglia bassissima, questi sono dei pippiolini, vedete, sia di questo lato che da questo lato, e anche questi formati pippiolini da 2 catenelle e una maglia bassissima sulla prima catenella. Dopo 1, 2, 3 catenelle, sulla terza catenella, partendo dall'uncinetto, vedete, verrà lavorato 1 e 2 maglie alte chiuse insieme. 1, 2 catenelle e una maglia bassissima alla base, vedete, delle 3 catenelle dove avete lavorato le maglie alte. Si fa il pippiolino, 2 catenelle e una maglia bassissima. Si raggiunge una maglia bassissima, vedete, sul il bastoncino che è rimasto, e poi si prosegue a lavorare le 3 maglie basse, sempre sulle 5 catenelle, le 3 maglie basse, queste saranno le più difficili da lavorare. Il pippiolino formato da 2 catenelle, una maglia bassissima, 3 maglie basse sulle 3 maglie basse sottostanti, una catenella. Questa è la ripetizione del punto, è la ripetizione di quello che ho detto fino adesso. Ora cerchiamo di metterlo in pratica, perché è abbastanza difficile. Partiamo. Una catenella, dobbiamo lavorare una maglia bassissima presa in rilievo, prendendo, vedete, il raggruppamento di tutte queste 3 maglie. In questo modo. Una maglia bassa, scusate, e lavoriamo la maglia bassa. 5 catenelle, 1, andiamo a lavorare una maglia bassissima sulla prima catenella che abbiamo fatto. Una catenella. Sulle 3 maglie basse del giro precedente lavoriamo 3 maglie basse. Ora facciamo il pippiolino, quello piccolino, formato da 2 catenelle e una maglia bassissima per formare giusto il pippiolino sulla prima catenella. Ora su questo, che è il centrale, lavoreremo 3 maglie basse. Dobbiamo andare a lavorare una maglia alta doppia, dunque dobbiamo prendere su il filo 2 volte e dobbiamo puntare l'uncinetto
Uno, vedete, che vi ho spiegato, in pratica non lo puntiamo qua dentro, ma dobbiamo andare a puntare una maglia alta doppia qui e l'altra maglia alta doppia di qua e chiuderle insieme. Allora, il filo su due volte, vedete, prendiamo qua, chiudiamo una volta e anche la seconda volta. L'altra maglia alta doppia andiamo a prenderlo da quest'altro lato. 1, 2 e ora le chiudiamo insieme. Andremo a lavorare la puntina e facciamo stavolta 3 catenelle. 1, 2, 3. Chiudiamo con una maglia bassissima sulla terza catenella partendo dall'uncinetto. 3 catenelle, 1, 2, 3 catenelle. Lavoriamo alla base delle 3 catenelle una maglia alta, ma non la chiudiamo. Una seconda maglia alta, sempre alla base, e stavolta le chiudiamo insieme. 2 catenelle e chiudiamo sempre alla base con una maglia bassissima. Vedete cos'è venuto? Un pipiolino di qua e uno grosso di qua. Lavoriamo sempre all'altezza del pipiolino. Un altro, dunque faremo 2 catenelle, 1, 2 e sempre alla base lavoreremo una maglia bassissima. In questo modo, vedete, andiamo a lavorare l'altro pipiolino dal lato opposto. Con delle maglie bassissime arriviamo, o anche una o due come volete, alla sommità delle due maglie altissime che abbiamo fatto. Ora andate a cercare, vedete, questo era lo spazio che è rimasto, ma c'è anche qui lo spazio, ecco, che è questo qua, dove abbiamo lavorato le 3 catenelle. All'interno di quello spazio andiamo a lavorare 3 maglie basse. Lavoriamo un pipiolino che sarà formato 1, 2 catenelle e sulla prima chiudiamo con una maglia bassissima. Ecco, ora sulle 3 maglie basse sottostanti lavoreremo le 3 maglie basse. Vi ricordate la maglia bassa prendendo tutto, vedete, tutto il dove abbiamo lavorato le 3 maglie alte sottostanti lavorate insieme. E poi ripartiamo, facciamo le 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5 e lavoriamo alla base delle 5 catenelle una maglia bassissima. Ora proseguiamo, lavoriamo una catenella, andiamo a lavorare 3 maglie basse sulle 3 maglie basse sottostanti. Pipiolino formato da 2 catenelle e una maglia bassissima sulla prima catenella che abbiamo fatto. Qua all'interno di queste 5 catenelle dobbiamo lavorare 3 maglie basse, 1, 2 e 3. Quando poi abbiamo lavorato questo centrale, le 3 maglie basse che fiancheggiano devono andare qua di fianco. Solo che quando noi facciamo le due maglie altissime, prendendo il punto da sotto, viene chiuso questo punto
Ecco, viene chiuso in questa maniera qui e noi facciamo fatica poi a capire, però le tre maglie basse devono essere lavorate qui dall'altra parte. Ora andiamo a lavorare questo che sono le due maglie alte doppie, cioè tiriamo il filo su due volte e andiamo a prendere e a lavorarle prendendo da un lato questo il punto, vedete qui, e l'altra maglia altissima da qui. Ok, prendete sul filo due volte, fate passare da questo lato e tirate fuori il filo una volta e due volte. Vedete, facendo così si va a chiudere il punto dove poi noi dovremo andare a lavorare le tre maglie basse. Dunque dopo lo dovete andare a cercare perché è questo. Dunque dopo fate un po' fatica a trovarlo, però è quello lì. Ora andiamo a lavorare la seconda maglia altissima, vedete, sull'altro archetto. Stavolta tiriamo fuori il filo una volta, due volte e le tre volte così li chiudiamo insieme. Per capirci meglio, ecco, andate ad aprire qui e dove è l'archetto che viene un pochino nascosto, ma è qua. Qui andremo a lavorare le tre maglie basse dopo. Proseguiamo. Facciamo 2 catenelle e lavoriamo 3 catenelle stavolta. E lavoriamo una maglia bassissima, vedete? Sulla catenella di mezzo. 3 catenelle, 1, 2, 3. Andiamo a lavorare 2 maglie alte chiuse insieme alla base, proprio dove abbiamo fatto, vedete, alla base delle 3 catenelle. Ne facciamo la prima, facciamo la seconda e chiudiamo insieme. 2 catenelle, lavoriamo una maglia bassissima sempre nello stesso punto. 2 catenelle. E chiudiamo con una maglia bassissima sulla prima maglia, sulla prima catenella che abbiamo fatto. Ora con delle maglie bassissime andiamo a raggiungere la sommità, ecco qua, delle due maglie alte, delle due maglie altissime. E ora andremo a lavorare su quell'archetto un po' nascosto 3 maglie basse. 1, 2 e 3. 2 catenelle e una maglia bassissima sulla prima per formare il pipiolino e sulle 3 maglie basse sottostanti lavoriamo 3 maglie basse. 1, 2 e 3. Una catenella e ripetiamo il lavoro. E questa è finite pure tutto, vedete, è formata da queste puntine, questa stella e da dei pipiolini. Finite pure tutto il lavoro e ci troviamo qui a lavoro finito. Questo è il risultato di questa stella. Veramente è molto bella a mio avviso, però è anche molto molto lavorata. Adesso dopo voi dopo bisogna stirarla, dunque facendo vedere proprio e stirando bene tutti questi pipiolini che sono stati fatti, che sono proprio di rifinitura, molto belli. E se devo essere sincera, io ho provato a fare il tutorial, ma è stato veramente abbastanza complicato. Non so se sono riuscita a farvi capire bene la lavorazione, perché è una lavorazione, avete visto anche voi, è abbastanza difficile.
Comunque, spero che lo stesso tutorial vi sia piaciuto, eventualmente possiamo anche fare per, diciamo, quelle meno esperte un tutorial sempre di una stellina un pochino più semplice. Adesso poi vedrò un po' come organizzarmi. Se volete potete continuare a seguirmi iscrivendomi al mio canale YouTube perché ci saranno degli altri tutorial. E potete trovare lo schema scritto su verdesmeraldo.it. Adesso, per quanto riguardo questo non ci sarà lo schema scritto perché è veramente difficile da descrivere. Giusto, giusto, bisogna guardare i grafici, gli schemi proprio con i disegni e da lì si può capire. Eventualmente ci sarà, ecco, nella mia pagina. Vi metterò il grafico così potete seguire quando vi faccio vedere, vi spiego un po' come realizzarlo. Seguitemi anche su Facebook, su Instagram, su Pinterest e con questo io vi saluto e vi auguro una buona giornata.